Sollecitato ed incoraggiato dai commenti lusinghieri di alcuni di voi, ho deciso di continuare lo studio della fenomenologia dello spirito, in particolare del capitolo sulla percezione che fa seguito ai video che ho già postato sulla certezza sensibile. Questo è un video introduttivo. Seguiranno, spero, altri video in cui mi sforzerò di commentare in maniera più puntuale alcuni brani che ritengo decisivi e anche chiari del punto del capitolo sulla percezione. È importante, credo che sia importante per comprendere il tutto, tornare un momento sulla... Sulla questione di che cosa intenda Hegel con la parola coscienza, che in tedesco si dice Bewusstsein. Che cos'è la coscienza per Hegel? Che cosa intende lui quando parla della coscienza? Non dobbiamo dimenticare che la coscienza, diciamo, esprime per Hegel la posizione del realismo conoscitivo. Cioè la coscienza crede che il mondo esista indipendentemente dall'attività conoscitiva, dal pensiero, che il pensiero sia eh, ontologicamente distinto e diverso dall'essere, che insomma l'oggetto che io mi trovo di fronte sia assolutamente esterno, estraneo indipendente dalla mia attività di apprenderlo dal pensiero che io ho di questo oggetto questa posizione la coscienza se la porterà dietro attraverso tutte le sue esperienze quindi sia come coscienza della certezza sensibile sia come coscienza percettiva sia come intelletto ma alla fine proprio in seguito a queste esperienze essa capirà il suo errore diciamo così essa comprenderà che l'oggetto non è diverso da lei che l'oggetto del suo sapere è in un certo senso la riflessione di se stessa nell'oggetto e questo costituirà appunto un progresso nel cammino della coscienza verso il sapere assoluto che eh, Hegel appunto illustrerà poi con il passaggio eh, dalla sezione della eh, coscienza alla sezione dell'autocoscienza e poi in seguito dall'autocoscienza alla ragione. Ma soffermiamoci un attimo su questo punto eh, importante, cioè cerchiamo di comprendere bene che cosa intenda Hegel con la parola coscienza, bewust sein. Abbiamo detto che la coscienza rappresenta la posizione ingenua del realismo conoscitivo. La coscienza ritiene a torto che all'origine vi sia una distinzione assoluta tra il pensiero e l'essere, cioè che tra il pensiero e l'essere non vi sia nulla in comune, che si tratti di due come dire, realtà indipendenti che il mondo è il soggetto che lo conosce, il pensiero che lo conosce, non abbiano nulla in comune e che dunque l'attività conoscitiva debba in qualche modo eh, adattarsi, adeguarsi al, al mondo per poter dire che cosa il mondo è. In realtà è la coscienza stessa che pone l'oggetto. È la coscienza stessa che originariamente distingue sé da se stessa e ciò che allontana per così dire da sé e lo rende oggetto del suo sapere, è appunto il mondo, sono le cose del mondo. Ma tuttavia questo mondo è sempre il mondo posto dalla coscienza, l'essere è tale in quanto è posto dalla coscienza, nel senso che la coscienza si distacca da se stessa e pone di fronte a sé l'oggetto del suo sapere. Senza questo distacco, senza questa, questo atto, diciamo così, del distanziarsi da se stessa, non esisterebbe per la coscienza alcun oggetto e quindi non esisterebbe alcun sapere. La coscienza dunque il sapere che la coscienza ha del mondo è tutto sommato il sapere che essa ha di se stessa in quanto si è distaccata da sé nel momento in cui la coscienza capirà questo essa uscirà da questa posizione di realismo per acquistare il punto di vista del, del sapere assoluto. In, nei tre momenti in cui Hegel divide la trattazione della coscienza, e cioè la coscienza della certezza sensibile, la coscienza percettiva e la coscienza come intelletto, essa, la coscienza, non ha ancora abbandonato questo pregiudizio, lo possiamo chiamare. Non ha ancora abbandonato questo presupposto, che le è appunto essenziale come coscienza, e cioè che l'oggetto sia indipendente da lei. E dunque, le sue esperienze, le esperienze che farà eh, saranno, come dire, delle esperienze formative, le contraddizioni in cui essa si troverà coinvolta nel tentativo di afferrare l'oggetto, nel tentativo di conoscere l'oggetto porteranno a comprendere, come dicevamo poco fa, che l'oggetto non le è estraneo, che sostanzialmente il mondo è il suo mondo, che vi è certamente una differenza tra il pensiero e l'essere, tra la coscienza e l'oggetto della coscienza, il suo sapere, l'oggetto della coscienza, ma che questa differenza è una differenza posta da lei stessa. Quindi il pensiero fondamentale che sta alla base di questo ragionamento è che tra l'oggetto e il soggetto vi è al tempo stesso una identità, in quanto l'oggetto è posto dal soggetto, è posto dalla coscienza, è posto dal pensiero, l'essere dunque non è indipendente dal pensiero, ma al tempo stesso vi deve essere anche una diversità perché se non ci fosse questa diversità, se ci fosse un'identità diciamo così assoluta, non sarebbe possibile distinguere no, il soggetto che conosce dall'oggetto conosciuto e quindi non, non sarebbe possibile alcun sapere. E quindi teniamo ferma questa, questo punto importante, e cioè l'atto di distinguere se da sé è un atto costitutivo del, della coscienza e del sapere che la coscienza ha del mondo. Questo atto è un atto originario. La coscienza, tuttavia, crede che all'origine vi sia una distinzione assoluta tra il mondo e, il, e la coscienza, tra il pensiero e l'essere. Questa credenza, questa opinione verrà superata attraverso le esperienze che la coscienza farà, le esperienze che riguardano soprattutto in questo primo momento le esperienze conoscitive, quindi diciamo così, Hegel qui espone le teorie della conoscenza elaborate nel corso della storia della filosofia e attraverso questa esposizione... La coscienza perverrà appunto al comprendere che l'oggetto non le è estraneo, che il suo sapere, l'oggetto, è in pari tempo un sapere se stessa.